benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio rendervi partecipi di una mia, diciamo, scoperta che ho fatto per quanto riguarda i vestiti. Cioè, in estate specialmente abbiamo tantissime magliette in più rispetto all'inverno. Comunque io ho più magliette, specialmente a maniche corte, rispetto all'inverno. E mi sono stufata l'anno scorso di dover tutte le volte che mi volevo mettere una maglietta doverla riniziare a stirare. Visto che stirare non è che piaccia tanto a nessuno, e a me mi faceva fatica avere la pila delle magliette. Io ovviamente la mattina quale volevo l'ultima, non la prima che mi ero già messa, semmai i 4 giorni prima, ma volevo l'ultima. Prendi la maglietta e ovviamente è tutta spiegacciata perché ha tutto il peso delle magliette sopra. Mi ero stufata e quindi ho cercato su internet, su YouTube, di vedere dei video su come le persone organizzano i cassetti, se avevano dei modi di tenere appunto le magliette migliori dei miei. E così ho scoperto un metodo di ripiegamento chiamato Mary Kondo. Cioè, questa signora, una signora giapponese, che ha scritto anche dei libri, proprio anche mi sembra sulla riorganizzazione proprio di tutta la casa, ha scritto dei libri, sta facendo una serie TV su Netflix e comunque sia si trovano i suoi video anche su YouTube. Li ho guardati, ho guardato video anche di persone che adottavano il suo metodo, non ho letto i libri. Però ho guardato questi video e ho adottato anche io questo metodo di ripiegamento. Allora, se volete un video ve lo faccio molto volentieri, mi scrivete giù nei commenti, vi faccio questo video del ripiegamento e poi vi faccio vedere i pregi di questi ripiegamenti. Se volete scrivetemi qui giù nei commenti e vi faccio un video su come tenevo prima le magliette e come mi sono migliorati i cassetti con questo metodo. Io ora vi sto parlando di magliette, ma non parliamo dei calzini, che io forse ho la fissa, ho un cassetto pieno e sono meravigliosi, sistemati tutti come ripiega lei le cose. Quindi se volete scrivetemi giù nei commenti e vi faccio più che volentieri questo video. Comunque, questo metodo di ripiegamento è una forza, è bellissimo, perché oltre che a non trovare più le cose spiegazzate, si risparmia tantissimo spazio. E quindi io, da tutti i cassetti che ho, addirittura ripiegando in questa maniera, non buttando via niente, ora ho un cassetto vuoto. Vuoto, ci sono rimasta male anche io, però ripiegando appunto in questa maniera le cose, innanzitutto la cosa più fondamentale è che non ce l'hai sgualcite, ma te le puoi rimettere senza doverle ristirare 50 volte. E poi, quest'altra cosa fantastica, è che hai molto più spazio, le cose si sistemano molto meglio nei cassetti, poi io ce l'ho fatti malissimo, i cassetti dell'armadio, si sistemano molto meglio e quindi io ho un cassetto vuoto. Cosa fare con il cassetto vuoto? Invece di prendere e andare a fare uno shopping frenato per riempirlo, all'inizio l'ho lasciato vuoto, poi piano piano ci ho iniziato a mettere le cose che adopravo, nel senso, voi, le cose che avete adoperato ieri, ad esempio un golf, il jeans, che avete adoperato ieri, dove lo mettete? L'attaccate a un attaccapanni, avete un attaccapanni in camera, in bagno, dove mettere le cose già usate, però ovviamente non da mettere a lavare? Sulla sedia? Allora, io evito di ammonticciare tutta la roba sulla sedia perché quando ero più piccola c'avevo le montagne sulla sedia e poi tutte le volte dove ci perdevo tantissimo tempo a rimetterla a posto o direttamente le buttavo tutto a lavare. Ora ho questo cassetto, nel senso, io prendo nel cassetto, metto, ora ho questi jeans, prendo, li ripiego per benino e li metto nel cassetto. Questo golf lo ripiego per benino e lo metto nel cassetto. Domani mattina, per vestirmi, prima di tutto apro il cassetto
della roba, diciamo, usata, però sono quelle cose che uso, però che non è che le devo mettere subito a lavare. Cioè, la maglietta io la metto a lavare direttamente, di certo non passa da quel cassetto, assolutamente. Ma i golf e il jeans, bene o male, anche lavarli tutti i giorni o si sciupano, quindi li metto in quel cassetto. Io per prima cosa, la mattina quando mi sveglio, apro quel cassetto e a dire, guarda, oggi mi metto jeans, allora riprendo questi jeans. Oppure dico, no, guarda, mi metto questi altri pantaloni che ho sempre lì e un altro golf che ho lì e li metto insieme e mi vesto. Io faccio così. Ora vi faccio vedere com'è il mio cassetto. Allora, questo è il mio cassetto delle cose usate. Ad esempio, ora siamo in primavera, ho la salopette di velluto blu, che in primavera fa un pochino caldo a mettersela, però la adoprerò ancora una volta e poi la metto a lavare. Poi, ad esempio, qui c'è un bello spazietto per i jeans che ho adesso da mettere lì dentro. Poi non è che io tengo la roba qui dentro un mese, assolutamente no. Ad esempio, ci sono questi pantaloni in color militare che l'avrò tenuti 4 ore, un giorno, me li rimetto altri 2 o 3 giorni e poi li metto a lavare, come i golf. Ora questo è bello, diciamo, pesantino. Lo prendo, me lo metterò se piove, altrimenti guardo, se no lo metto a lavare, cioè non ripassa neanche da me, cioè nel senso non me lo rimetto neanche, come questa felpa qua che è bella pesante. Guarderò la stagione, comunque sia, se torna un pochino di più di frescolino, se no la metto a lavare. Io la mattina prendo, apro questo cassetto, ad esempio domani, e dico, guarda, mi voglio mettere questi pantaloni perché almeno poi li metto a lavare, questo golf nero, almeno mi faccio tutto un total black, e così poi metto a lavare i pantaloni e golf invece me lo rimetto, avendolo adoperato un giorno o 2 ore. Mi sembra di averci portato la squinzia a scuola una mattina e basta con questo golf, quindi poi me lo posso rimettere delle altre volte. Ho questi golf che, bene o male, non è che, ad esempio questo nero appunto, l'ho portato penso neanche 2 ore per portare la squinzia a scuola, e non è che lo metto a lavare. Comunque sia, io sono abituata così, non è che se mi metto un golf 2 ore poi lo metto a lavare, lo metto, ora sono abituata così, lo metto qui in questo cassetto per poi rimettermelo almeno altre 2 volte e poi mettere tutto a lavare. Ora io ho questo cassetto, diciamo, pieno, perché ancora non si sa bene, diciamo, il caldo che farà, perché c'è stato 2 giorni caldo, 3 giorni freddo, e quindi ancora ce l'ho, diciamo, in modalità inverno. Appena la stagione si stabilizza, questa roba andrà tutta a lavare, piano piano andrà tutto a lavare, e farò il cambio di stagione, e quindi questo cassetto in estate è, diciamo, vuoto, perché io in estate mi cambio anche 3 volte al giorno, e quindi il cassetto è, diciamo, vuoto, perché se io vado in ufficio con un paio di pantaloni e ci sudo e ci sto tutto il giorno, io li prendo e li metto a lavare. Quindi qui di solito in estate ci stanno i cardigan, con i quali vado in motorino e fanno il tragitto casa-ufficio, poi me li levo e poi li rimetto qui, cioè se li devo adoperare soltanto per fare il viaggio, poi li metto qui. Ecco, principalmente questo in estate è per i cardigan, non ci metto quasi niente, quindi lo adopro quasi esclusivamente in inverno. Questo metodo, comunque sia, questa scoperta o questa cosa che io faccio con il cassetto, diciamo, delle cose usate, è ovviamente un consiglio che io vi do. Vi ho fatto vedere appunto una scoperta che io ho fatto, di cui mi trovo benissimo, perché veramente tra il metodo di ripiegamento, perché avete visto, avevo 4 felpe e 4 golf su per giù e 2 paia di jeans e una salopette che occupano tantissimo spazio, io prima, come ripiegavo prima, come si ripiega normalmente, sì, me le sognavo di avere un cassetto così pieno, anche perché io ho i cassetti molto bassi e mi ci sarebbero entrate 2 felpe impilate più un golf di quelli fini e basta. Quindi ora vedo invece che mi entra molta più roba nei cassetti e io devo dire che mi ci trovo veramente bene.
Poi, questo è un mio consiglio. Io i jeans non li metto a lavare dopo un giorno, ma sicuramente ci sarà qualcuno di voi che li mette a lavare dopo un giorno, chi anche dopo 15, nel senso ognuno fa come gli pare. Io vi ho dato appunto un consiglio, vi ho detto come faccio io, proprio a parer mio. Questo metodo l'ho adoperato anche per le cose della mia bambina, perché anche lei ha il cassetto, una parte di un cassetto delle cose usate, perché ha ovviamente delle cose che adopriamo soltanto tipo il sabato e la domenica, e se me le deve tenere 2 ore e poi specialmente golf e poi metterle a lavare, assolutamente no. Gli ho fatto anche a lei una parte di un cassetto con queste cose già usate e devo dire che io mi trovo benissimo, perché quando vado a vestirlo, comunque gli dico di vestirsi, apriamo per prima cosa quel cassetto e se c'è un golfino lì già usato, glielo prendo e glielo metto. Cioè, nel senso, secondo me, ecco, è stata una mia scoperta che ho voluto condividere con voi e spero che vi sia stato utile questo video, che vi abbia tenuto compagnia, e scrivetemelo giù nei commenti se volete proprio un video con questo metodo, come erano prima i cassetti miei e come sono adesso. Ve lo faccio super volentieri e ci vediamo al prossimo video. Ciao!